Bentornato, bentornata a School of Triathlon. Oggi vediamo una frazione in mezzo. Quello che succede nel terzo momento, la transizione nuoto-bici, una fase fondamentale proprio perché si esce dall'acqua e ci si avvia alla fase più lunga del triathlon, che è la bici. Ma prima di entrare nel dettaglio della transizione, vediamo come sempre la sigla. Volkswagen. Bene, allora eccoci qui, la transizione come vedi è allestita. Nella puntata precedente, anzi due puntate fa, ti ho parlato di come allestirla al meglio per fare una buona transizione nella nostra distanza olimpica o anche in uno sprint, insomma in una gara di questo tipo di distanze. Perché è importante la transizione? È un momento di passaggio, è un momento che per molti magari è anche un momento di pausa, però è importante perché in realtà si passa dalla fase di nuoto, quindi in una posizione orizzontale dove si è impiegato principalmente le braccia, a una posizione verticale dove si deve correre, si deve raggiungere la bicicletta, si deve togliere, svestire quindi la parte del nuoto e iniziare ad avviarsi verso la bici. Si cambia completamente anche il tipo di attività, no? Si vanno a impiegare di più le gambe, si va a impiegare la parte inferiore del corpo e quindi ci sono alcuni cambiamenti che, se non si è abituati, bisogna un po' allenare. Per cui, primo consiglio, in allenamento è importante provare queste cose, non solo allenarsi per il nuoto, la bicicletta e la corsa, ma ogni tanto allenarsi anche per le transizioni, proprio come ho fatto io oggi, allestire un'area di cambio, se lo potete fare anche vicino a casa magari, o se avete la possibilità di farlo lo potete fare anche in piscina, fuori dalla piscina se avete uno spazio adeguato potete anche fare delle prove, però è importante allenarle queste cose perché poi il giorno della gara ci si ritrova un po' spiazzati di fronte a questa posizione. È altrettanto importante perché ci avvia alla fase successiva e non incastrarsi, diciamo così, in situazioni di difficoltà dove si devono mettere le pezze perché ho sbagliato alcuni passaggi, è giusto per darci mentalmente la tranquillità di affrontare la frazione successiva senza grossi problemi. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Non sto parlando solo di fare la super prestazione. L'avvicinamento a una gara così può essere visto in due modi differenti, uno di performance e uno un po' più semplice, un po' più amatoriale. Io ti do alcuni consigli che siano anche per ottenere una transizione veloce, ma puoi prenderla anche con più calma, eseguire tutti questi passaggi in maniera controllata, un po' più lenta, va benissimo, più che altro se sei le prime volte che affronti queste distanze, per avere anche la tranquillità poi di non essere in affanno. Ma veniamo al concreto di cosa fare. È importante non farsi prendere dal panico, per cui anche se succede qualcosa con la muta, calma, può succedere che si incastri la cerniera, la zip nell'aprirla o altre situazioni del genere, calma, perché l'agitazione non aiuta, quindi fermarsi e cercare di risolvere il problema con la giusta tranquillità. Dopodiché, una volta svestita la muta, i più bravi, i più forti, quelli che vogliono essere più veloci aggiungono anche degli accorgimenti, come ad esempio può essere quello di tagliare la parte finale della muta, la gamba, per avere la parte finale appunto della muta un po' più ampia e far scivolare via meglio la gamba quando si toglie la muta. Ok, forse ti sto già creando un po' di confusione. Aspetta, andiamo per punti e vediamo esattamente cosa fare in transizione, un pezzo alla volta. Arrivo dall'acqua, dopo che ho sfilato la muta fino a metà, tolgo la cuffia e gli occhialini, le tengo in mano. Arrivo alla bici e metto cuffia e occhialini per terra, così ho le mani libere. Dopodiché posso togliere completamente le gambe della muta, aiutandomi magari anche con l'altra gamba, la gamba opposta. Fatto questo, io ho finito di svestirmi del nuoto e posso passare a vestirmi per la bici. La vestizione per la bici è relativamente semplice. Primo passaggio,
infilo il numero. È obbligatorio tenerlo in bici praticamente in tutte le gare, per cui non devo dimenticarlo, è la prima cosa che vado a fare. Metto il casco, altrettanto obbligatorio da mettere e allacciare prima di prendere la bici. Dopodiché posso prendere la bici, io ho già le scarpe attaccate ai pedali, quindi non ho bisogno di infilarmi le scarpe in questo momento, le metterò poi una volta salito in bici. Nel caso tu voglia rendere più semplice, perché per le prime volte questa cosa è un po', diciamo, difficile da fare, cosa succede? Come si prende la bici? Si sfila la sella, si tiene la bici con una mano e si corre portando la bici per la sella. Se avete difficoltà nel dare direzione alla bici usando la mano sulla sella, potete tenerla anche per il manubrio, ma vi garantisco che una volta che avete provato correndo a una velocità normale, potete tranquillamente direzionare la bici meglio portandola per la sella. Si arriva all'area alla cosiddetta mount line, cioè una linea per terra indicata anche dai giudici, dagli addetti. Da quel punto in poi si può salire sulla bici. Dipende da come ho deciso di gestire le scarpe. Se le ho già sulla bici, dovrò essere abbastanza abile a salirci e appoggiare i piedi sulle scarpe, iniziare a pedalare, prendere velocità e poi, una volta presa velocità, magari raggiunto altri avversari o comunque compagni di gara, formato un piccolo gruppetto, posso prendermi il mio tempo per infilare i piedi e allacciare le scarpe. Per questo si usano delle scarpe con una allacciatura rapida, perché questa manovra si può fare molto velocemente. Ho le scarpe già ai piedi, potrò salire, agganciare i pedalini e partire. Una cosa importante: quando sono nella fase di salita, ricordiamoci, come sempre in tutta la gara, che ci sono altre persone di fianco a noi. Quindi evitiamo situazioni in cui ci sono persone che vanno a destra, a sinistra, si scontrano perché non hanno bene il controllo di quello che c'è intorno. Abituatevi a gestire il vostro spazio quando salite in bici e sappiate che ci sono altre persone di fianco che possono anche darvi fastidio o voi potete dar fastidio a loro, per cui attenzione in queste fasi. È importante allenarle queste cose per essere tranquilli e sicuri di saperle fare poi quando vado in gara. Se avete l'opportunità, nel parcheggio sotto casa, nel piazzale, nel vostro giardino, in qualsiasi spazio dove siete tranquilli e potete farlo, fate delle prove per salire sulla bici e quindi provare anche questa fase che è importante nella transizione per non fare disastri che possono succedere. Per finire ti volevo dare qualche consiglio per fare meglio la transizione, non tanto più veloce, perché poi magari pensi lui la pensa sempre da quello che faceva le gare forte e vuole essere sempre veloce, ma è proprio perché semplifica un po' le tue transizioni. Una cosa importante: guardare bene i passaggi, l'ho già detto nelle puntate precedenti, ma mi piace sempre ripeterlo, guardare bene la strada che devo fare, quindi entrare in zona cambio, che strada è la più veloce per arrivare alla mia bici e qual è quella per uscire. Questa è una cosa fondamentale. Dove mettere il casco? Perché? Perché ad esempio io lo facevo sempre, cercavo di capire il punto da cui sarei arrivato correndo per infilare più facilmente il casco e non dover girare intorno alla bici, prima da una parte poi dall'altra, e magari anche avere gli avversari che sono di fianco o passano dietro e ci ostacoliamo a vicenda. Quindi è importante sempre aver ben presente da dove arrivo, e in quel caso io, se arrivo da un lato, metto il casco nella direzione giusta per il punto da cui arrivo, in modo tale che arrivo, ho subito il casco da prendere e infilarlo in testa. Altra cosa che devo fare sempre, ricordatelo, è appunto controllare quando sono alla mia postazione e mi devo muovere, quindi prendere la bici e partire a correre con la bici in mano, se non ci sono altre persone che magari stanno arrivando anche loro, stanno correndo, stanno passando con la bici e rischio facilmente l'incidente. Non vogliamo che succeda né per loro né per noi stessi, perché poi diventa un bel casino, perché ci scontriamo e succede un patatrac. Va bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ti ricordo che il nostro obiettivo è il Desenzano 3, che ci sarà a ottobre. Mi raccomando, crocetta sul calendario su quell'appuntamento. Ci vediamo nella prossima puntata, andiamo a pedalare. Come sempre, commenti, domande, tutto quanto sotto qui, io ti rispondo.
leggi anche gli articoli su Endu Channel, non perderteli perché sono molto interessanti. Ci vediamo alla prossima, allenati!